Due gol in un quarto d'ora, qualche buono scampolo in velocità, un atteggiamento votato al pressing e, come ovvio che sia, alcuni meccanismi da oliare. L'Arezzo, che ha battuto il Monterosi, formazione di Serie D arrivata due mesi fa a un passo dalla promozione, è sembrato in salute, con alcuni concetti di gioco precisi e soprattutto con la voglia giusta. Moscardelli aveva detto che quest'anno l'intenzione era di cominciare subito forte e sta mantenendo la parola. Tre gol nella prima uscita, doppietta con il Monterosi. Altre due reti splendide. La prima dopo un dribbling in corsa e botta di destro in fondo al sacco. La seconda direttamente su punizione dai 25 metri per il capitano. Solita razione di applausi. In difesa ha tirato al lucido Zach Muscat. L'anno scorso ha vissuto di alti e bassi. Quest'anno ha annusato la possibilità di fare il titolare ed è partito con il gas premuto. Buoni spunti per Curtis Yebli, classe 97, in prestito dalle Bari e utilizzato nella ripresa. È un ragazzo che andrà verificato quando ci sarà il calcio vero, ma ci sono margini di ottimismo. Per quanto riguarda il mercato, l'Arezzo ha ufficializzato l'acquisto del difensore Michele Rinaldi, classe 87, l'anno scorso 36 presenze e 5 gol con il Gubbio. In tribuna a Chianciano, assieme al presidente Ferretti e i direttori Riccioli e Gemmi, Rinaldi ha firmato un contratto biennale.